Oggi si vince sul Sant'Agata, un buon risultato, chiaramente 3 punti importanti, guadagnate questa posizione a ridosso del Portici, che comunque ha avuto sempre anche oggi la meglio sull'Icata. Intanto la vostra vittoria che arriva grazie a questo gol di Pelle con una squadra che è ai margini della zona playoff. E non è una novità, direi, perché noi abbiamo fatto più punti con le squadre avversarie, guarda caso. Abbiamo battuto il Siracusa, abbiamo vinto sul campo con la Reale, abbiamo battuto l'Igelis 3-0 e invece pecchiamo con le squadre di bassa classifica, dove, non lo so, inceppa qualche meccanismo dovuto magari in concomitanza della disgrazia di Pezzati, però purtroppo questo è il calcio, a volte si vince, a volte si perde. Oggi abbiamo meritato sul campo la partita, secondo me il risultato è pure bugiardo perché doveva essere molto più largo. I ragazzi hanno risposto egregiamente sul campo, visto l'altro ieri mister Mancini che gli ha fatto un bel discorso, ho sentito pure io, ho ascoltato attentamente ed è riuscito a caricarli a fare questa prestazione eccezionale del collettivo oggi, nessuno escluso. Una vittoria che torna dopo 3 turni, importante anche perché agganciate praticamente il Locri a quota 25 punti. Locri che ha in programma anche una doppia sosta. Puntate sempre più in alto, ecco, voglio dire, chiaramente c'è la possibilità anche di centrare quello che, guardando la classifica ora, anche il quintultimo posto. Beh, non è facile perché noi avevamo fatto una crona classifica per i fatti noi, un programma nelle 3 partite precedenti, avevamo pensato di fare almeno 7 punti e abbiamo raccolto la miseria di 1 punto con Gioiese, Licata e Portici. Noi adesso giochiamo partita per partita, adesso cerchiamo di concentrarci per la partita di Ragusa senza guardare i risultati delle altre squadre. Chiaro che poi quando arrivano risultati favorevoli sono ben accetti, però noi dobbiamo guardare semplicemente quello che facciamo noi e quindi noi dobbiamo preparare la squadra così come l'ha preparata questa settimana mister Mancini e se sarà capace e bravo a preparare la squadra per Ragusa, secondo me andremo a fare una bella partita anche là. Poi il risultato purtroppo non ci sono mai partite scontate, peggio in questo che parte finale del campionato. È chiaro, quintultimo posto, che ricordiamolo allo stato attuale, chiaramente è l'andamento, purtroppo è questo, significherebbe anche salvezza diretta senza disputare i play-out, nonostante si sia in griglia, visto che ci sono le distanze. Sì, quello sicuramente, perché se noi prendiamo da quando abbiamo preso per Mancini, da quando abbiamo tesserato mister Mancini, abbiamo un ruolino di marcia che secondo me è da metà classifica, sicuramente non da zona retrocessione, perché abbiamo recuperato tanti punti, perché ricordiamoci che quando è arrivato mister Mancini il distacco, se non erro, con il Locri era oltre 8-10 punti se non ricordo male. Piano piano con tanti sacrifici, con tanto lavoro, con tante difficoltà, senza nasconderci dietro un dito, che sono tantissime le nostre difficoltà, che come ricordiamo iniziano dall'8 settembre, che per noi è stato un giorno bruttissimo, perché non abbiamo avuto la possibilità del campo sportivo dove allenarci. Abbiamo giocato un intero girone di andata fuori casa, purtroppo abbiamo abbandonato il campionato juniores con molto dispiacere per i ragazzi che non abbiamo dato l'opportunità di divertirsi quantomeno, perché l'abbiamo fatto semplicemente perché vorrei dirlo da questi microfoni, perché non avevamo la possibilità di essere ospitati perché già avevamo difficoltà con la prima squadra, immaginiamoci un po' anche con la juniores e questo dispiace tantissimo. Vorrei vedere un'altra qualsiasi altra squadra al posto nostro che giocasse un intero girone di andata fuori casa, perché
la classifica come sarebbe un po' per tutti. Presidente, in diversi anni di presenza in Serie D per il San Luca, forse questa è stata davvero la stagione più difficile, complicata per tantissimi motivi, l'ha sottolineati. Ecco, si guarda al futuro anche per una stagione davvero dove far divertire i tifosi. È vero che sono commenti che magari che si fanno alla fine, no, della stagione, però è vero anche che in questa fase forse si inizia a programmare. Ma è vero, perché le squadre, i campionati si programmano sicuramente non a giugno-luglio, bisogna essere giocare da tempo, però se noi arriviamo come lo scorso anno e come quest'anno con l'acqua alla gola fino all'ultima giornata, poi lo spazio per poter fare bene e per poter pescare, specialmente negli under, che sono secondo me quelli che fanno veramente la differenza. Quindi io ricordo per esempio i campionati di promozione e eccellenza, prima di arrivare in Serie D, che li vincevamo già a febbraio-marzo, è chiaro che giocavamo in anticipo rispetto a tutti gli altri, e il campionato dopo eravamo sempre un passettino più avanti rispetto agli altri. È difficile perché c'è una situazione anche, diciamo, non solo del San Luca Calcio, ma un po' di tante altre squadre, quindi le difficoltà, uno cerca di reagire, di fare e di programmare come meglio si può. San Luca non è una piazza più importante di tante altre, naturalmente, perché Locri è una piazza importantissima, Castrovillo è una piazza importantissima, San Luca un po' meno, però San Luca cerca di fare necessità virtù e cercare di, per fare, speriamo di essere pronti per disputare anche il sesto campionato di Serie D, che non sarebbe una cosa male.